intanto è un bambino, per cui l'approccio empatico rispetto all'essere umano non è questo gigante di 1,80 m, no? Un po' ferraglioso, è un bimbo. Poi ha uno sviluppo di sensi molto, molto sofisticato, ha una vista che funziona come la nostra, neuromorfa, ha una pelle con delle capacità tattili molto simili a quella nostra, e questo gli consente di essere interattivo con l'essere umano in maniera molto simile a come facciamo noi fra esseri viventi. È una plastica un po' particolare che risente della pressione, è in grado di distinguere non solo dove uno tocca, come in un touchscreen, ma anche se uno sta spingendo, tirando, in modo tale che poi lui, esattamente come facciamo noi con la pelle, in base al riconoscimento del tipo di sollecitazione, se spinge o tira, è in grado di adattare il suo movimento, quindi di essere cedevole, no? Se invece fosse una macchina non cedevole, uno potrebbe spingerlo, tirarlo, lui rimarrebbe lì rigido come un caterpillar, diciamo. E questo gli consente di essere molto sociale come macchina. Ci sono di tre tipi. Intanto la componentistica, lo sviluppo di motori, il sensore pelle artificiale, i sensori per la vista, sono tutte tecnologie che poi trovano applicazioni in infiniti settori, dalla domotica all'automotive e così via. Poi una seconda applicazione è che alcune parti, come per esempio la mano, la gamba, hanno generato supporti per le persone amputate, quindi protesi, esoscheletri, e questi sono già in fase di test in numerosissimi ospedali con pazienti veri. E chiaramente la terza applicazione, che è quella su cui stiamo lavorando, che a breve dovrebbe concretizzarsi, è quella di cominciare ad avere degli umanoidi che sono assistenti sul lavoro, in casa, in ospedale, intesi come macchine che aiutano l'essere umano in condizioni di pericolo, in condizioni di noia o semplicemente per assistenza quando non c'è un altro umano. Fra robotici, nanotecnologi, cognitivisti, eccetera, c'è stato per un certo numero di anni almeno 400-500 persone che ci hanno lavorato, ovviamente con funzioni diverse. Poi c'è una grande integrazione di competenze, e questo è quello che il gruppo di Meta ha fatto proprio con la facility che produce il robot iCub. Qui abbiamo l'iCub viola, quindi la chiamiamo Lily perché la chiamiamo secondo il colore. L'iCub è un robot bambino, come si vede, fatto tra un bambino di 4 anni con le stesse misure, le stesse giunti, che si usa come piattaforma di ricerca, non tanto come un robot industriale per fare una cosa molto precisa, ripetitivamente molto bene, ma invece per studiare degli algoritmi di apprendimento, da controllo, di manipolazione, di interazione con gli umani. Poi il robot funziona un po' come un cellulare, nel senso che ci sono dei diversi programmi, applicazioni che si possono lanciare, però di solito non si possono lanciare insieme perché interagiscono tra loro e potrebbero essere dei problemi. Quindi adesso faremo mostrare una di queste applicazioni che cerca una palina nella sua visione e va a prenderla, o almeno a raggiungerla. Ci sono altre applicazioni, tipo interagire con gli oggetti, fare camminata, e riconoscere degli oggetti o usare degli utensili. La pelle è una delle cose che rende l'iCub abbastanza unico come robot di ricerca anche al mondo, perché qua dove si vede quella, la pelle un po' più matte, tutto quello è pelle tattile, nel senso che ci sono dei sensori che permettono al robot detettare dove viene fatto il contatto. Questo aiuta da un lato, ad esempio, a applicazioni in cui il robot può interagire, magari se lo tocchi sulla spalla lui è in grado di girarsi perché sa dove è venuto fatto quel contatto, ma anche ad esempio in altri demo di camminata o di balancing, se ha interazione esterna è in grado di capire o stimare molto meglio dove è venuta fatta quella forza esterna e quindi contrarrestarla, in grado di mantenere la sua posizione in una maniera più corretta e più stabile.